Sono Francesco Di Costanzo e questa è Pubblica, la prima docuserie italiana dedicata alla comunicazione pubblica digitale. Racconto di come il settore pubblico abbia vissuto e stia tuttora vivendo la digitalizzazione. Pubblica appartiene a te che ascolti per comprendere meglio e pubblica se vorrai condividere. Sostantivo, verbo che sia, parla di tutti noi, di oggi e di domani. Non sono immagini del futuro. La signora Anna indossa un Oculus Quest, lo strumento per entrare nel metaverso. Ma cos'è il metaverso? Verrebbe spontaneo chiedersi. Vediamolo insieme. Cos'è il metaverso e soprattutto quali sviluppi può avere nella pubblica amministrazione italiana? Il metaverso è il cosiddetto nuovo web, quello che ci troveremo davanti nei prossimi anni e che già oggi rappresenta una prima sperimentazione di quello che sarà la nostra vita quotidiana nel web, nel digitale. Infatti, varie pubbliche amministrazioni già oggi stanno sperimentando i primi sviluppi di metaverso, lo stanno facendo nel settore della sanità, pensiamo all'ospedale nel metaverso, ad un'applicazione come la fisioterapia che possiamo fare tranquillamente a casa, stando nella stessa stanza con il medico. Questo lo sta facendo l'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, piuttosto che l'ASL Roma 1. Ma pensiamo anche alla salute mentale, a quello che possiamo fare contro il cyberbullismo. Questo sta già succedendo all'ASL Toscana Sud-Est o al CSI Piemonte, con la Regione Piemonte, con veri e propri team non solo tecnologici e di innovazione, ma di psicologi per far sì che la lotta al cyberbullismo passi anche da nuove tecnologie come il metaverso. Allora, metaverso, partiamo da un'idea, anzi da un fatto, cioè che non esiste una definizione universalmente, tecnologicamente accettata di metaverso. La nostra visione è che il metaverso rappresenti il futuro di internet, la tipologia di interazioni che avremo online. Appunto, se inizialmente l'esperienza di internet era un'esperienza principalmente testuale, poi ipertestuale, fotografica, oggi principalmente video, in futuro sarà determinato da tecnologie che daranno la possibilità di avere esperienze più immersive, dove la presenza, la sensazione di presenza, la condivisione di spazialità rappresenterà la caratteristica principale. Le ricerche digitali nel campo del metaverso hanno portato diverse pubbliche amministrazioni ad analizzare come questo strumento possa essere utile nelle loro quotidiane necessità. Di queste, la maggior parte sono aziende sanitarie. Buongiorno signora Ceni. Buongiorno dottore. Come sta oggi? Sì, mi fa un pochino male la spalla, però noto un miglioramento.
Ottimo, bene, bene. Allora, per oggi continuiamo con gli stessi esercizi. Quindi il metaverso è uno sguardo al futuro, verso quello che ne sarà della comunicazione e dell'informazione digitale. Il cambiamento e l'avanzamento digitale sono sicuramente molto rapidi, ma vorremmo sottolineare l'utilità e le buone pratiche di questi nuovi scenari. Rappresenta una possibilità di fare anche degli eventi grandissimi, no? Fieristici, che non possono essere raggiunti da tutti perché ci sono anche persone che si trovano dall'altro lato del mondo e non hanno la possibilità di venire anche a delle grandissime fiere che si tengono nel nostro territorio. Grazie a strumenti come questi invece si potrebbe ampliare il mercato. Quindi queste dal mio punto di vista sono strumenti utilissimi, bisogna riuscire a guidare, a programmare il cambiamento che introdurranno in termini di impatto sulla società. Sappiamo che ci sono, proviamo a immaginare come saranno i lavori grazie a questo tipo di nuovi strumenti. Questo che bisogna fare quando ci sono delle innovazioni, non aver paura, ma invece avere la capacità di programmazione rispetto alle prospettive future. Tra queste, il distretto del Novese, che a marzo 2023 ha ricevuto il prestigioso patrocinio della Fondazione Patria della Bellezza. Il metaverso, inoltre, trova il suo utilizzo anche nella formazione. Ne è un esempio l'innovativa formula didattica per spiegare agli studenti come funzionano i cantieri nei boschi, in completa sicurezza. Il software è stato creato dal laboratorio Perk Lab di Prato. Altra novità importante è lo sviluppo da parte dell'Università di Camerino del primo corso di studi interamente svolto nel metaverso. È un esperimento che intendiamo fare con una classe importante, un numero significativo di studentesse e studenti che hanno già dimostrato grande interesse per questo tipo di attività. Bene, 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 bene. Ok, Andrea, continua per questa settimana con questi esercizi e ci risentiamo. Arrivederci, dottore. Grazie.